E punto Hegel tematizza esattamente la dimensione storica come luogo fondamentale della verità. La verità è pensata storicamente a partire da Hegel. Ed è ovvio, non ha senso insistervi oltre, che l'epoca schiusasi con il 1989, nell'atto stesso in cui metteva a morte la storicità, doveva mettere a morte anche la dialettica hegeliana. Ma vi è poi un altro aspetto fondamentale che prenderò in esame nella mia lezione, che segna l'incompatibilità assoluta di Hegel rispetto al nostro presente. Ed è il fatto che Hegel rigetta risolutamente la visione del mondo capitalisticamente strutturato, quella visione del mondo in forza della quale la società civile, il sistema dei bisogni, degli atomi egoistico-economici, destoricizzati, desocializzati, astratti, in competizione agonale fra loro, è innalzata non plus ultra del vivere sociale. Come se appunto gli io individuali, ciò che Hegel nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche chiama il sistema dell'atomistica, ecco, il sistema dell'atomistica, lungi dall'essere il compimento delle potenzialità ontologiche umane, è la sua perversione, è il momento dell'alienazione massima delle potenzialità umane. Da qui, come vedremo, la critica spietata, la sferzante requisitoria che Hegel muove contro l'Inghilterra del suo tempo. Hegel, cioè, prende in forma titanica, in Hegel prende in forma titanica corpo una opposizione rispetto all'antropologia capitalistica, quella che innalza l'individuo robinsoniano a unica forma possibile del vivere sociale, predicando, sono parole dei nostri giorni, l'inesistenza della società o tematizzando comunque la morte di ogni comunità che non sia quella creata ad hoc dal consumo. Pensate anche solo ai centri commerciali, luoghi che rioccupano le vecchie comunità creandone di nuove, artatamente finalizzate al consumo.